Ragazzi, non so come si chiama. Ah, Nox Timor. Nox Timor, l'abbiamo scritto là. Crediamo sia un horror, crediamo sia un gioco. Sì, ma benvenuti in Oyo No. Benvenuti in questo nuovo video. È un horror, quindi. Siamo con l'eco. Le mie fanno... Raga, le mie sono quelle normali. Lui ha le beat sound, quelle da 400 euro. Dalle parte 2-0, da 4 euro. E manco sono mie, sono pure ci hanno date con la partner perché noi siamo importanti, abbiamo i big money al culo, io un euro nel portafoglio. Allora partiamo subito con Play. È finto ma loro non lo dire. Dai, giochiamo, dai. Partiamo con Play. È Nox Timor, sento qualcosa, è un muro, sì, non so, sì. Cosa c'è nel coltello? Compa, ma lo muovo io? No, muovo io. C'è un cassonetto. Cazzo! A me che fa quello che deve. Il telefono abitato. Ma qual è cassonetto? Cazzo è un armadio. Mi ricordo Outlast. Si può fare niente in questo gioco, puoi solo ammirare i cassonetti. Cosa succede? Ah. Apro. Sì. No, io metterei un perché po' di svito. Perché si richiude? Io metterei un po' di svito. Seguiamo il turbo. Però... Ok, allora stai fermo qui. Ma che è? Sono pedofili degli armadi, no? Ma dici? C'era prima. Compa, ma devo aprire. Ma non è che ma cos'ha nel... Cos'ha un palo ficcato nel culo? Sì, compa, devo aprire. Ho paura. Io non riderei se fossi in te. Che minchia ci guardi, dico io. Compa, mi fa mette terrore. Non mi guarda. Sei bellissimo. Compa, mi guarda. Si gira. Sotto da. E adesso? Che cazzo devo fare? Neanche proprio soggetti. Il gioco si svolge in queste due stanze. E non puoi fare un cazzo. Mi hai rotto il cazzo. Ma senti, non era al lago. Sì, si gira comunque. Ma cazzo, l'esercista. L'uomo gufo. Stai lì, fai il bravo. Ma che lo fa? Ah. Cosa c'è scritto? C'è scritto. Tua madre è puritana. Ma poi che cazzo mi ride? E lo smetti di non girare con noi così. Senza girarti. Ma, compa. La stanza prima non era non così profonda. Allora, guardati dietro, non è che ancora là. No, non mi voglio girare. Gira, dai, non ho fatto per il gioco. Ma non c'è più, visto? Siamo bruavi. Ma visto? Cos'è il ma neanche guardi se c'è una strada, niente. È puntato nella porta da lui. C'è qualcosa dentro. Un'altra nota. Ma per un cazzo di coltello. Ma come c'è? Che cazzo c'è scritto? Di nuovo. Minchia dietro. C'è tutta la famiglia. Buongiorno. Desiderate? Siamo poveri. Ma poi tutti che mi guardano. Vabbè, merda. Perché siamo belli. Oh, Maria. La cosa brutta è che abbiamo il volume al massimo nelle cuffiette. Porca puttana. Posso scappare? Io non mi giro. Io non mi giro. Devo girare. Piano piano. Ma cazzo. Ah no, vabbè, ci sta facendo. È stato bello. Un pagare la bolletta elettrica. Esatto. Minchia. E che è scritto? Ba. Ma. Ma? Ma ce la prendiamo nel culo. Con mano mia. 3, 2, 1. Suc. Non c'era niente. No, no, noi non abbiamo paura di niente. E si è visto poco fa. Ma che cazzo? Muro. Minchia, ho detto? Un vicolo cieco. No, mi sa che ne arriviamo chiora, tanti... ci va a rire, mi picchia buco. Ah no, ok.
Pensavo che... Compà, bello la lucina. Diciamo, sono stronzi, però c'è uno, vado a aprire la porta e ti fanno... Compà, c'è la lucina in fondo. Sarà il paradiso. Gollum, sei tu? Compà, che cazzo devo fare? È Gollum. Io non sono male. Mai venuto, va bene? Ah, ci te lo devi dire. Tocca. L'ho sentito qua, l'ho sentito. È il volume. È il volume. Porca puttana. Mamma mia, ma quando il primo tempo quando si è chiesto non mi sono cagato. E nel secondo perché non me la stava fatta col pongo, però faceva che ne so. You will come back anyway. Tu puoi tornare indietro di nuovo. E se magari era così. E la fa. Ah! Però calmati. Io sono proprio forte. Dica no, anche a me scoppia nell'orecchio. È proprio cazzo, che... Questo sarà visto a meno. Sì, ma... Il Big Bang Attack di Vegeta. Nelle biblioteche succedono sempre cose brutte. Compa, perché... Sono occhi. Io non mi avvicinerei tanto al monitor. Sono occhi. Compa, no. Ma il disegno è ottimo, guarda. Non ci sono più. Non c'è, sono coperti, imbecille, sono qua dietro. Dici? Sì, erano le luci, credo, che sembrava. No, no, erano. Va. Una chiave. Non i guardi. Libro! Ecco perché è uno studio, perché i libri si muovono da soli e mi intimoriscono. Qui ci possiamo cagare sotto senza. I'm. Io credo che dica io sono dietro di te. Parte no, parte di te. I bagni nei giochi horror non sono mai belli. Peggio delle biblioteche. Minchia. Apri. Io un po' guardato io l'ho. Apri, apri. Niente. Apri. No, non c'è niente. No, allora non ci sono niente neanche negli altri. Sanno già più. Come sono tolto l'altro? Ti avrebbe rinculato al sangue a fondo. No, non c'è niente da fare. Una chiave! Abbiamo le chiavi. Niente. Ma poi non guarda. Ma lo senti se c'è qualche cosa? No, non c'è niente. Ah, per ora. Non è successo niente. Di per cortesia, perché io so che tutte le voci. Compa, veramente non lo faccio apposta, ti giuro. No, la tenda, porca puttana. Hai scocciato la tenda. Aspetta, ho bisogno di aiuto. Se non ritorno. Non siamo soli a casa. Non siamo soli neanche nel gioco. Questa è la cosa brutta. Grazie ragazzi. Fate guardia alla porta, bravi, bravi. Non fate gli stronzi. Noi entriamo. Una torcia, prendi la torcia subitissimamente. Non la posso prendere. Ah, sì. Ah, ma flashlight. This is my world, questo è il mio mondo. World? No. Compa, devo tornare indietro. Non fate gli stronzi. Compa, devo tornare indietro. Sì, dai, io la si capiva dalla faccia che erano bravi i ragazzi. Daddy, io live in. Ma tu vivi in. Ma qua non stiamo tornando indietro? No. Come sei simpatico! Io non mi giro dietro. Scendiamo, sì, è meglio. Ma che labirinto? Cos'era quel rumore? Compa, non mi metto. Attento perché qua negli angoli ti stupro. Allora, nascondino, però ci dobbiamo giocare bene, giusto? Non incominciate a fare gli stronzi. Se lo vedi fai batti panni. Compa, ma porca puttana. And? Ed è sempre vero. Almeno. Secondo il mio inglese è anglosassone. L'ho spinta quello. Ombre? Ghost. C'è la letterina di Babbo Natale per terra. Ah, chiaramente.
You are trapped. Siamo intrappolati qui? Può essere. L'angolino dello stupro. Ragazzi, spettri di merda. Chiamo Casper, tipo, faccio il primo. Non fa, perché ho come impressione? Siamo messi strategici. Io ho la soluzione. Trovo un telefono che chiamiamo i Ghostbusters. Salve. Noi vi amiamo. Veniamo in Cristo. Faccio lo scaffale. Tua madre urla. I'm glad to see you again. You can escape, but we'll come back anyway. Have another side. You can get away. What? È finito. Like my disorder. Si fa finta che sei la sua. Cioè, che minchia di gioco. È un gioco per farti cacare solo di sopra. Raga, è un gioco che per farti cacare di sopra non ha nessun altro scopo. Oddio. Perché cazzo l'ha preso questo gioco? È un freeware, un indie free, quindi scaricabile gratuitamente. Mi sono sconvolto, compagno. Era sai che non facevamo un horror, quindi non c'era proprio. L'abbiamo fatto proprio con le cuffie che non abbiamo mai fatto. Esatto, bravo. Oh, la pace dei sensi. Allora, questo okay. Era Noxit Timor. Se vedete il cervello che mi scola dalle orecchie, è normale. Compagno, puoi dire voglio una cosa. Ho paura. Le cuffie di 4 euro stanno perdendo il loro cosa, ce l'hai tutte nelle orecchie. Fallo vedere. Gira. Oh mio Dio. No, io non ecco cos'erano anche nelle mani. Quindi questo era Noxtimor. Ecco cosa succede a risparmiare. Esatto. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, alla pagina Facebook, il link lo trovate giù nella descrizione. Questo era un indie horror, era molto che non li facevamo. Da Michele e Salvo è tutto, noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao.